manca poco a raggiungere la linea del confine con la Germania. E là, siamo in Germania! Non si è letto assolutamente, ma sulla fiducia c'era scritto Germania. Buongiorno! No, c'era scritto Deutschland. Deutschland. Siamo ufficialmente in Deutschland, per in Germania c'era un altro! Deutschland! Ja, ja, danke! Guten Tag! Kartoffeln! Ja, ja, ja! Hands by dry! Stress! Carino! Va bene, ok, tutto ciò a parte, direzione Amburgo. Mancano ancora 3 ore di strada, quindi ci vediamo fra 3 ore. Danke! Danke! Seguiteci su Instagram, danke! Abbiamo guidato per 3 ore, più o meno. Siamo in un'area di sosta, guardate quanto è bella e quanto è ampia. Questo di qua è il primo bagno che troviamo dalla Francia, anzi usciti dall'Italia, gratuito. Gratuito perché c'è una ciotolina in cui devi lasciare i soldini. Ora noi ovviamente li lasceremo, però comunque dico gratuito perché non c'è un vero tornello in cui devi inserire la monetina. Usciti dall'Italia non ne abbiamo trovato nemmeno uno. Aldi! Quando eravamo in Inghilterra ci andavamo sempre ad Aldi. Uh-huh. E c'era un coso di pan carré, diciamo, pan brioche con le gocce di cioccolato, troppo buono. Per riciclare le bottiglie. Siamo arrivati ad Amburgo? No, ma ci siamo accampati in un autogrill perché ragazzi piove, montare e smontare la tenda con la pioggia proprio difficoltoso. Uh-huh. Quindi abbiamo deciso di dormire in macchina anche oggi. Abbiamo levato tutto per permetterci di sdraiare i sedili, così e dormire un po' più comodi. Adesso è ora di cena e stiamo mangiando tonno in scatola con cracker. E tu? Fette biscottate con la marmellata. Che varietà. Buon appetito. E buonanotte. Mi sa che ci vediamo direttamente domani. Domani mattina, non sappiamo come la passeremo, se tutto bene, tutto male, ci ruberanno. Vi faremo sapere se siamo vivi. Buongiorno. Buongiorno. Guten Tag. Guten Tag. Abbiamo superato la notte in autogrill. Yeah, siamo ancora vivi, non ci hanno stuprato, derubato, massacrato. Adesso siamo effettivamente diretti ad Amburgo. Piove, infatti potrebbe essere che vedrete una riduzione della qualità in questo video, perché se continua a piovere passiamo alla GoPro. Ci vediamo ad Amburgo. Sì, io volevo dire una cosa. No, perché piangi? Niente Amburgo, niente Erbastrasse. Allora, stiamo facendo un po' i razzisti con Amburgo, poverella. Con tutta la Germania, non so, con Amburgo. Con tutta la Germania. No, vabbè, lo stop della Germania doveva essere Amburgo. Più che altro perché in Germania già ci siamo stati. Abbiamo visto Monaco di Baviera, Berlino. Quindi, cioè, non era una tappa che volevamo fare, cioè alla quale tenevamo particolarmente, ma sei costretta a passarci per entrare in Danimarca. Il punto è che siamo distrutti per la notte in autogrill. Piove a dirotto. Siamo in ritardo di quanti giorni? Siamo in ritardo di giorni. C'è freddo, piove, lo ridico. I parcheggi costano un botto e passando così con la macchina dentro Amburgo, diciamo, ah, bruttina. Poi magari non sarà così, perché ovviamente quello che vedi in macchina non è quello che vedi scendendo a piedi, camminando tra le stradine e cose così. Però se già abbiamo questo feeling, più tutte le altre cose, insomma, abbiamo deciso di entrare subito in Danimarca. Non dall'atmosfera di Germania, onestamente. Assolutamente, c'era un sacco di cose. Non lo so, sicuramente da... ovviamente però la pioggia aiuta a farcela vedere in maniera negativa. Questo è il paesaggio che abbiamo da tutto il tempo e siamo assolutamente dentro il centro di Amburgo. Insomma, dopo aver visto tutte quelle casette carine, tutte quelle cose carine che abbiamo visto in questi giorni, se pensiamo pure di dover scendere e bagnarci, non ci ispira. E insomma, la bellezza di questo viaggio è anche il fatto che possiamo saltare le tappe, o starci più tempo, o starci meno tempo a nostro piacimento. E quindi mi dispiace Amburgo, ti stiamo saltando insieme a tutta la Germania. Però prima di uscire vogliamo mangiarci un bel Frankenwursten. Perché continui a chiamarlo così? Non si chiama così. Come si chiama? Non lo so. E allora lo chiamo Frankenwursten. Che si chiama Franco. Faremo vedere un pasto tedesco.
Allora, abbiamo finalmente trovato un posto che fa i würstel tedeschi. Io ho preso il Rostbratwurst e Marco ha preso invece il Currywurst. Facciamo la prova assaggio. Tra l'altro, questo qui era nella piastra per essere arrostito. Quando l'ho ordinato, l'ho preso, l'ha immerso nell'olio, l'ha fritto tipo un minuto contato e poi l'ha messo in una macchinetta che l'ha tagliato a pezzetti. Buono. È il momento di questo, assaggia. Quelle sono le mie patatine. Ho sbagliato. Questo devi assaggiare. Mi riporta ai mercati di Natale in Inghilterra. Ragazzi, ci siamo fermati in questo paesino della Germania giusto per vedere qualcosa e non far passare così la Germania in maniera inosservata. Non mi ricordo come si chiama esattamente, ve lo scrivo qui. Nurm qualcosa. Neumünster. Comunque andiamo a vedere la chiesetta che passando sembra molto carina, è tutta di mattoni rossi. Poco fa ci siamo fermati al supermercato, vi racconto questo aneddoto, ed è arrivato un bambino che ha cominciato a dirmi cose in tedesco ed era solo e io non capivo, ho provato a parlargli in inglese ma lui non mi capiva. Allora, insomma, non sapevo che fare, quindi ho preso il traduttore e gli ho scritto "hai bisogno di aiuto?" in tedesco gliel'ho scritto e lui mi faceva così e lui mi diceva ya. Allora non sapevo che fare per aiutarlo perché lui non mi scriveva quello che voleva, quindi l'ho preso e ho detto vabbè, lo porto alla cassa, magari lì lo aiutano. Per andare alla cassa incontro una signora, chiedo se parla inglese, lei mi dice no, spagnolo, insomma vabbè, ci siamo capite. Niente, alla fine il bambino voleva presa la Coca-Cola. Io pensavo di star facendo un'opera di bene, aiutarlo a ritrovare la famiglia, invece no, voleva solo presa la Coca-Cola. Io in tutto questo ero lì accanto che appena quel bambino ha detto Coca-Cola io ho pensato ma può essere mai che cercava la Coca-Cola? Che Alessia gli ha fatto girare mezzo il supermercato per cercare le casse. Almeno io ci ho provato ad aiutarlo, tu che hai fatto? Ero lontano che mi guardavo la scena. Chiesa più simile a quella a cui siamo abituati noi che abbiamo trovato dall'Italia fino a qui. Queste candele sembrano fatte di schiuma. Allora, che ci siamo? Ci guardiamo questo piccolo centro commerciale che fa parte del parcheggio dove abbiamo parcheggiato. O meglio, il parcheggio fa parte del centro commerciale. Mi ispira questo negozio. Allora, multivitaminico, multiminerale e vitamina C, tutto a 50 centesimi. Secondo me. Mini deodorante da viaggio, 85 centesimi. Carino. Stiamo facendo la spesa. Ma se le cose costano di meno. Ti senti al supermercato? Sì. Crema da giorno, crema da notte, da viaggio, 65 centesimi. Posso comprare? No. Per favore. Solo 65 centesimi. A dire solo 65 centesimi, ho il carrello pieno. Prendila. Prendo quella da notte. Guten Start. Cos'è? Non lo so, sembra sciroppo per la tosse. Tu ora traduci anche il tedesco, vero? Con vitamina, con 10 vitamine e calcio. Guten Start. Secondo me è per iniziare la giornata. E ti farti diventare le guance rosse. In salute. Ma se ci dovessero chiedere, cioè, cosa avete visto della Germania? Una farmacia. Non è proprio una farmacia, qualcosa di molto figo però. Quanto tipo, ci siamo tipo stati? Questo negozio qua. Teddy! 21 euro. Un sacco di cose, fighissime a poco prezzo. Ci censurano. Questo centro commerciale ci ha rapiti. Ci sono negozi fighissimi, vorrei comprare di tutto e non possiamo comprare niente.
comunque al nord Europa ci sono soltanto pompe di benzina self-service. Ci abbiamo fatto caso, ma in realtà già uscendo dall'Italia, Svizzera, Francia, Lussemburgo, Belgio e adesso Olanda e adesso Germania, solo ed esclusivamente self-service. Anche per il GPL, anche sì, quello sì, è self-service. Tutto da solo, se dovete scoppiare, scoppiate da soli. Mi sembra giusto. Spiamo Marco fare manutenzione alla macchina. Sta gonfiando le ruote. Si è lavato il vetro. Con risultati non troppo soddisfacenti, devo dire. Così da essere pronti per la Danimarca. Ragazzi, noi mi sa che concludiamo la Germania. Bellissima. Non vi abbiamo fatto vedere proprio nulla. Mi ha proprio colpito, quello che sento di aver visto di più. Peccato di non essere entrati in un centro commerciale. Peccato, peccato. Vabbè, comunque prendetela come un paese e un video di passaggio. Ok. Da ciò che era l'Europa del centro a ciò che sarà l'Europa del nord. Ok, va bene. E quindi ci vediamo direttamente in Danimarca. Au revoir. No. Auf Wiedersehen. Danke.